Buongiorno! Ciao a tutti voi, se... Siamo per andare in viaggio! Sapete la novità? Siamo da soli! Senza i genitori! E si vola! Ho preso il treno 4 volte nella mia vita! Adesso andiamo a fare una perlustrazione. Ah, ho fame. Per inaugurare il hotel si dorme sul letto per capire com'è realmente il comfort. Quindi si fa un pisolino pomeridiano di 8 ore. Io dormo 8 ore, poi dopo fai te. No, vabbè. Siamo arrivati al ristorante. Ma guardate che bellezza di posto. Sembriamo un po' nel Far West, non so, però è molto, non so, mi ricorda il Salento, anche se non ci sono mai stato, vero? Cazzo, stai, eccoci qua. Io voglio mangiare tipico. Minchia, ma che buio c'è? Scusate, ma è chiuso? Pure, sembra un po' un horror effettivamente. Ah. Salve, buongiorno. Guardate che bellino sto posto. Mamma, abbiamo scelto un posto che costa sotto il budget giornaliero, vero? Mi porto il menù. Il menù, signori. Che buono. Buon appetito. Sei pronto, assaggiamo. Stai zitto! Molto buono. Illegale. Buonissimo. Ragazzi, sono Uriac che ci ha portato di Monzolo e la licorizia. Ovviamente quando la boccettina è scelta puoi metterne quanto ne vuoi. E io ne ho messo quanto ne volevo. Guardate che bello sto posto. È proprio bello. Ci sta un botto. Abbiamo speso una bellezza di 42 euro. Quindi oggi prendiamo 21 euro dal budget. Ci rimangono ancora praticamente per il cibo 30 euro. Andiamo all'hotel, vi faccio vedere com'è. Ehi, hey. No, volevo dormire insieme a te, cazzo. Andiamo al bagno. Vai. Bellissimo! È un po' basso, è un po' basso, qua ho paura di morire. Noi siamo alla ricerca per scoprire come mai questo hotel costa così poco. Ed ecco il motivo, non ve l'ho ancora detto, perché noi siamo andati a cercare dappertutto e in questa zona qua di Senigallia tutti gli hotel costavano esattamente dai 2 stelle ai 3 stelle, costavano nettamente più di questo. E quindi il punto è, che cos'è che ci nasconde questo? Cosa che in questo bagno non mi piace assolutamente, ovvero cosa? La simmetria dell'architettura, della costruzione generale. Allora, diamo un'analisi veloce, giusto perché io sono barbieri, quindi mi posso permettere di fare valutazioni. Lo vedete questo? Questo foro è qui. Se tu vai dritto, non c'è qui il lavandino, ma è qua, è spostato. Ci passa di fianco. Non è precisamente dritto. E va a finire sul lato del tappo, qua. Non è dritto. È tutto storto, poi vabbè, le manopole qua, cioè, cazzo, una qui e una qua potevate farla. Poi, vabbè, cioè, questo che cazzo serve? Tiri su e rimane smoncato come la Maremma Ampestà. Stessa cosa nel bidet, guardate. Bidet, qua c'è il coso, tu tiri, no? Vai con l'acqua. Guarda. E ci passa di fianco. Non ci va dritto, ci passa di fianco, è orribile. E poi anche qua, cazzo, uno di qua, invece no, dobbiamo farlo dritto. E poi questo spostato, guarda, questo qua spostato, non è dritto. Cazzo, se questo lo mettevi qua, no, potevi mettere questo un po' più qua, non è complesso. E anche qui, che cazzo mi serve sto pirullo? Cioè, lo si va a dire di rimborsarmi tutto, cioè, gli dico di rimborsarmi tutto, cioè... Guarda, è incredibile, guarda la tonalità di colore che cambia da qua a qua. Poi guardate qua, anche un'altra cosa nel bagno che devo far vedere. Guardate, l'imprecisione della pittura blu per terra.
guardate, con tutti i bordi di, sono tutti sono tirati a cazzo, sembra veramente che li abbiamo fatti fare alla nipote del proprietario, perché è nipote di 2 anni. Guardate, perché qua sembra tutto dipinto a mano e per giunta odora di pittura fresca. È bruttissimo davvero, non me l'aspettavo, cioè vabbè, pazienza, tanto questo va poco. Io sono qua che sto pisciando, no? Ma perché è lì la carta? Cioè, doccetta fatta e ora siamo qua a cercare un po' di ristorantini dove andare a mangiare. Let's go, andiamo a fare cena. Abbiamo visto un ristorantino di pesce stamattina e adesso un bel ristorantino di carne. Oh, guardate che bello. Visuale qua veramente molto molto carina. Oh, grazie. Qua si fa sul serio, ragazzi. Cosa ti devo dire? Si fa sul serio. Guardate che bellezza. Io morbidissimo. Oh, stanno spurgando olio. Spaccano. No, vecchio, prova subito. Guarda che arrosticini. Vacca. È spettacolo. Buonissimo. Signori, eccoci qui, siamo arrivati. Ci prendiamo un bel cocktail. Allora, prendiamo un cocktail. Qualcosa di forte o di meno forte? Ho scoperto che era una rivisitazione di un cocktail che avevo visto, dove semplicemente era un alcolico. Ma questo qua gli ha chiesto di metterci la vodka. Però mancavano i ribes, tipo, non so. Queste cose ogni tanto cambiano. Ah, che classe. Oh, buono, ti devo dire. È arrivato il momento di fare il bis, ragazzi. Eccolo qua. Ti devo dire, è dolcissimo, ma è buono. Oddio, lo rompo. Forse l'ho rotto. Buongiorno a tutti, cipollini. Guardate che bello il panorama. Questo è il secondo giorno. Andiamo a fare colazione. Sperimentiamo la colazione di questo hotel. C'è di tutto. Ora dobbiamo fare un test, ragazzi, importante. Devo chiedere se hanno qualche prodotto che arriva direttamente dalla cucina, per capire se veramente fanno la roba fresca. Scusi, l'uomo sta passando qualcosa? Sì, grazie. Un po' ubriaco questa. È arrivato. Dare, va a vedere un po', perché vogliamo prendere un ombrellone. Per chiedere a lui. Salve, chiedo a voi per gli ombrelloni? 3 giorni? Per 3 giorni, quanto costerebbe 2 lettini? Grazie mille. Abbiamo skippato quello di prima perché costava 22 euro al giorno. Ho detto che è un po' troppo, perché vabbè. Meno costosa? 22. 22? 54. Ok. Più vai a sinistra, più diventano costosi. Allora, ragazzi, abbiamo trovato questo. Convenzione con Hot Hotel a casissimo. 15 euro al giorno invece che 18. Abbiamo scelto. 45. Questo è il nostro bellissimo ombrellone. Vi metto a dormire per 4 ore. Ciao a tutti, siamo qui alla Honade. Anguria. Sti cazzi, 3 euro. È da un botto che non mangio l'anguria così. Ci andiamo a fare un bagnetto, vi faccio vedere com'è l'acqua. Che io pensavo fosse più pulita di Riccione, sinceramente. In realtà ci sono dei momenti in cui ci assomiglia veramente tanto. Mamma mia. Andare a mangiare, lo deciderà questa ruota. Dai! Si va a mangiare a Costa. Andiamo, ragazzi. Porti per spaccare tutto. Che posticino. Sono arrivato. Andiamo via, Mara, andiamo via. Questo è troppo, andiamo via subito. Allora, le cozze alla tarantina. Sì. Grazie. Io qua sento il mare. Ma guarda te, non l'hai visto. Adesso ne appigliamo un bel gelato, vero bro? No. Il gelato dal miglior gelataio di Senigallia, ovvero Paolo Brunelli. Brunello. Scusami, non è possibile una fila così lunga per un Paolo Brunelli. Ma Paolo Brunelli, ma cosa mi combini? Ma Brunelli, ma cosa mi fa? Immagina arrivare lì e poi dire questo gelato fa schifo. Siamo in fila per il Paolo Brunelli gelato. Grandissimo Paolo. Eccoci, siamo vicinissimi. Metto il piede dentro da Paolo Brunelli.
Sono entrato da Paolo Brunelli. Un cono medio. Medio? Sì. Ma lei è Paolo Brunelli? Sì. Top Paolo Brunelli. Ciao. Ciao. Ti vuoi fare un video con quella roba? Esatto, un video. A te. Grazie mille. Assaggiamo Zabaione Brunelli. Fuori di testa, bro. Sentiamo un po' la fragola. Se boccio la fragola è grave. Fragola top. Colazione rumena. Penultimo giorno di mare. Proviamo la piadina, ragazzi. Piadina romagnola, quindi è delle mie parti. Molto buona. Ho voglia di allenarmi. Sto andando in palestra. Sì, perché è da un po' che non mi alleno. E comunque al mare ci sta sempre, no? Andare in palestra, puoi andare a farsi il mare con tutti i muscoli belli in pump. Sì, sì, sì. Quindi andiamo in palestra. Ragazzi, io sto andando in palestra e non mi sono accorto. Cioè, mi sono accorto solo adesso che sono in ciabatte. Ragazzi, è successa una tragedia. Stavo finendo di allenarmi e ho deciso di farmi una foto col cellulare allo specchio, no, per vedermi quanto fossi grosso. Poi mi sono accorto che ho perso il cellulare. Se non è nello spogliatoio sono dei cazzi duri. Perché ho perso il telefono. Ti prego, dimmi che è qua. Dimmi che ho fatto lo scemo, l'ho scordato qua. Deve essere in bagno. Oh, kids. Bene, questo è un problema, no? C'è? No, vabbè, dai, è assurdo, ma come cazzo si fa? Ho perso il telefono. Ciao. Ciao. Credo di aver perso il telefono. Davvero? Dove? Questo è un miracolo. Sì, è proprio lui. Bloccalo. Mac. È lui. Oddio, grazie. Ok. Sei... Sì, sono... Che culo. Signori, ho ritrovato il telefono. Ragazzi, andiamo a fare il bagno. Dovrebbe fare schifo ora là. Però è calda! Ci si tuffa, Moise! Ultima notte a Senigallia. Siamo entrati con un po' di fatica e di ritardo. Adesso ci vuole altrettanto ritardo per il menù. Ci serve un menù. Vediamo cosa risponde alla richiesta del menù. Scusa, arrivo subito, ragazzi. Ah, ho capito. Aggiornamento. Ci ha detto che veniva qua 5 minuti fa. Basterebbe che venisse qui, ci dà il menù, cazzo. E poi dopo puoi aspettare altri 10 minuti, però almeno la decenza di portarci il menù. Dopo che gli abbiamo chiesto 300 volte. È arrivato il manifesto. Ah, ho capito. Forse ne ha uno solo e lo fa girare per tutti i tavoli. Capito? Mezz'ora. Ho fame. Forse. Carbonara, scusatemi per l'attesa, eh. Ciao, una stella, vedi come cazzo attendo l'attesa. Molto carina, ti devo dire. Oh, vecchio, ti devo dire una roba, C'è odore di vomito. È un gusto, è un problema di gusto. Ci sta. Ok, dove è finalmente? Ma l'abbia lasciata un po' una merda, ma alla fine fotte sì che è un 4 stelle, devo pulirla, eh. Devono anche azzardarsi solo di dirci, io ti dico 3 stelle. È veramente una bella esperienza. Porca troia. Sentite l'ASMR della pioggia su questo ombrellone. Stiamo andando! Torniamo a Bologna!